con la prima. Abbiamo raccolto i peperoni, i melanzani, l'insalata e il cucume. Due, poi per imparare noi e anche altri. Poi tre, ho costruito una barca mia con nomi di macchine. Poi altre barche, c'è una barca della dottoressa Monti. E poi l'ultima cosa è domani a via Alto Moro c'è un picnic. Siete tutti invitati. La parola. Buongiorno a tutti, mi chiamo Boni Mauro e sono un utente del 101 di Frosinone. Posso dire che quella dell'orto è stata una bella esperienza per me, anche se non è la prima volta che vi partecipo, perché avevo piantato dei semi qualche anno fa con Riccardo, un altro utente del 101 di Frosinone. Questa volta si trattava di fare i lavori per la festa del 12 maggio. Il primo giorno il professor Antonio Di Moncello ci ha detto di zappare la terra con le vanghe sopra il solco dei pomodori e di togliere le bacce degli altri giorni fino al sesto, di ripulire le bacche tutto intorno e di strappare le bacce con le mani e con la zappa. Gli altri giorni ho portato uno dei due ballerini di ferro dalla villa che si trova all'inizio della discesa fino a terra con l'aiuto di Sandro, oppure vi ha dato i semi dei cucumeri e dei meloni che con l'aiuto della dottoressa Giudice ho messo con le mani dentro i fossi dei piccoli tronchi di legno e per saldare il terreno li ho battuti con il manico dell'accetta. Tutto questo l'ho fatto per proteggere le rose canine, che sono delle rose selvatiche che abbiamo trovato nell'orto. In questi giorni istruttivi ho anche scritto il mio nome sulla vela della mia barca. Un'altra cosa importantissima che ho fatto è stata quella di tagliare le punte delle canne con l'accetta per metterle intorno al solco dei pomodori, melanzane e peperoni. Ho anche scelto una cinquantina di canne per poi metterle insieme ai ragazzi e ad Antonio legate dritte in verticale intorno al solco dei pomodori. Ho innaffiato le barche con la conduttoressa Giudice. Queste barche servivano per l'insalata e i fiori, prendendo dell'acqua da un secchio in un uccello che si trovava in fondo all'orto. L'unica cosa negativa è stata quella di aver visto una biscia lunga 1,5 metri impigliata dentro una rete che si trovava vicino agli arnesi, ma per fortuna è stata uccisa da un signore che usava invece il spogliatore. Il giorno della festa mi sono fatto trovare puntuale alle ore 10 al ponte di via Ciamarra ed ho conosciuto un sacco di persone che andavano all'orto. Tramite il percorso tutti quanti siamo andati con Antonio all'orto attraverso una piccola strada privata dove vi era un cane che ci hanno detto pericoloso perché abbaiava, invece si è comportato benissimo perché era stato caldo. Siamo passati sotto un tunnel di foglie e a 100 metri dall'orto abbiamo visto le piantagioni di patate degli altri contadini e ho anche messo la mia impronta del piede sopra un acquarello colorato. Prima di mangiare la pasta con le ortiche e i pomodori, i cittadini che sono intervenuti hanno piantato i pomodori e le melanzane e i peperoni e l'insalata e noi ci abbiamo messo i taggeli intorno per appellire e far scappare gli insetti e abbiamo messo anche le canne intorno col nome di ognuno scritto con il pennarello per non farci andare gli animali. La giornata è andata bene anche per me perché il tempo è buono e alle ore 14 ne siamo andati via. Se ripulite il terreno per la festa, per la domenica. Abbiamo piantato cipolle, aglio, peperoni, melanzane e zucchine, insalata e altro. Abbiamo trasportato delle opere d'arte e messo in vari posti dell'orto. Noi abbiamo messo una vela e fatto noi di ricordino. Il lavoro mi è piaciuto molto e ho chiesto di continuare.